settembre, fa un pochettino di freschetto e siamo a Sanremo, come potete vedere, una grande meraviglia. Stiamo andando in direzione Spagna e questa è una tappa che tenevamo molto a vedere perché è veramente fantastica. Sono le 3:51, staremo qui fino all'alba, insomma fino alle 8, la guarderemo un pochino tutta e poi proseguiremo. Intanto andiamo a vedere la via Giacomo Matteotti, la via dei negozi. Fa un freddo bestiale. Certo, però a luci spente non si vede niente. Oh, salute, La freddura. salute, ciao amori. Mike, buongiorno. Però è stato fatto bene, eh? Vero? È stato fatto bene. Mi piace come è fatta. Il viso si assomiglia proprio. Michael Jackson doveva essere così, infatti. L'avrei preferita anch'io, Questo è guarda qua. bronzo, Fatto questo è bronzo. proprio bene, sì. Però non capisco perché l'hanno messa qui, in quest'angolino vicino alla vetrina. Cioè, io l'avrei messa tipo in mezzo qua, no? Cioè, la statua è bella, ma non mi piace dove l'hanno messa. A Ah, quindi Anax ha vinto nell'89. Nox ha vinto più di una volta. Ti lascerò. Per terra ci sono tutti i vari cantanti che hanno partecipato a Sanremo e che hanno vinto. Proprio a terra così. Ah, si può dare di più, fantastica questa, nell'87. Ricchi e poveri, se mi innamoro. Ah, ci sarà Albano e Romina. Ci sarà Albano e Romina. Qui? Sarà quel che sarà. Ah, storie di tutti i giorni. Storie di tutti i giorni. Per Elisa. Bella, questa mi piaceva. Solo noi di Toto Cutugno. Se mi innamoro, se mi innamoro, se mi innamoro sarà di te. Wow, che bello questo vestito. Mi piace, con i colori autunnali. Qui vediamo. Dio, i Vazzanicchi, mamma mia. I Vazzanicchi. Non getti e scivo Vishnu. Ah, infatti. Shiva e Vishnu. Buddha. È un museo. Chissà se è.
Ah, in TV sembra decisamente più grande, cioè piccolina l'entrata. Beh, sai che c'è, che anche le luci fanno il suo, però. Però è vero, dai, è piccolino, non me l'aspettavo così, mi aspettavo qualcosa di più maestoso. Andiamo dentro, com'è? Non è così spettacolare. Però comunque è molto pulita, molto curata, eh. Da notare intorno al Teatro Ariston le numerose banche. E Quindi c'è. beh, è dalle banche che si vede il potere di una cittadina. Il potere in tutti i sensi, voglio dire. Cioè, praticamente qua è solo banche. È solo banche qua. Ora che la vedo da vicino, la A di Ariston spicca un bel triangolone. Sì, doppio. Un doppio triangolo. Carino. È molto, molto, molto curata, molto in ordine, eh. Molto sistemata. Andiamo al Duomo, là. Sì. Ma si può salire? No, no, non può salire. Sì, però no, dai. Mi piace molto di più comunque visitare una città a quest'ora che è in pieno giorno con Sì, tanta gente. questo è il vantaggio di visitarla a quest'ora, Lo sai che che c'è? Magari cambiano i colori perché vabbè, di notte è illuminata, di giorno magari dà un altro effetto perché con la luce naturale. Io sento già profumo di cornetti. ah, io proprio di forno. Sento profumo di forno, chissà se riusciamo a trovare qualche cornetto vegano. Per noi vegani è sempre un po' complicato. Qua c'è una fontana Qua all'ingresso. per esempio la fontana è chiusa, che pizza, la volevo vedere. Ma vedi, comunque la notte ha i suoi vantaggi e svantaggi e così il giorno, c'è poco da fare. Guarda, guarda che scena. Ma lasciale!
Oh, non è che va nella strada, mo? Ah. Allora, qui tra le 10 cose belle da vedere c'è la pista ciclabile e vi posso assicurare che è qualcosa di incredibile. Io vengo da Roma e non c'è niente di tutto questo per poter correre, ve lo assicuro, fa proprio schifo. A meno che non si vada in un parco, non c'è questa vista ciclabile stupenda, poi ve la faccio vedere. Allora, questa è la pista ciclabile di cui vi parlavo, una parte ovviamente, di qua, e poi da quest'altra parte, là in fondo, di qua, aspettate che attraverso. E poi di qua. C'è qualcosa di incredibile, forse per me che amo correre, vedere una cosa del genere a Roma non ce ne stanno così, quindi è bellissimo perché comunque è molto, è tranquillo, diciamo, è stata fatta in un posto tranquillo, è grande, è pulita, è fatta bene, poi voglio dire vicino al mare. Bella, appartata, non è proprio in mezzo al traffico. E poi se ci fai caso è costruita più in basso, no? Della strada che è lassù, vedete? È in basso, quindi è proprio bello, bello, bello. E qui c'è tutto quanto ci sono proprio si chiamano le spiagge organizzate. Calcolando che siamo a settembre, non è che comunque ancora è presto, non è che ci aspettiamo grandi folle, però qua in estate deve essere pazzesco come. Ovviamente le sce chimiche non mancano neanche qua. Ah, oh, mo', primo avvistamento di sce chimiche di merda. Allora, questo è il bar dove siamo andati a fare colazione. Diciamo. Abbiamo fatto colazione. Un consiglio per chi entra e esce da Sanremo, non lo consiglio questo bar perché il panorama è stupendo, è ben organizzato, c'è questo parchetto fatto così, molto carino. Là c'è l'albero, vedete, con le panche in legno, stupendo, però per chi è vegetariano, vegano, soprattutto vegano come noi. Non hanno niente, cioè prendi anche il latte di soia, questo è un posto turistico, lasciamo stare le richieste, ma comunque resta un posto turistico, quindi ci si aspetta di trovare magari almeno il latte di soia, non dico i cornetti, però almeno il latte di soia. Quindi abbiamo fatto colazione con un semplice ginseng che però era molto buono. Il bagno pulito, però una cosa che non mi è piaciuta assolutamente, vero Mo? E troppe mosche. Veramente anche in bagno, troppe mosche. Sì, però in compenso c'è un ottimo panorama, quindi chi la mattina, cioè chi è di qua vuol far colazione e comunque sia, diciamo già di buon umore perché fa colazione su una terrazza di un bar che vede questo Sì, panorama, quello. tutto il golfo di Sanremo, qui in Liguria che è stupendo. Sì, no, vabbè, ma. È pulito, cioè il bar comunque è molto pulito, c'è una signora molto simpatica, ha giocato con la nostra cagnolina, però ecco queste mosche, troppe, troppe, troppe mosche, però insomma, io ve lo dico, d'altronde noi facciamo i video per questo, oltre perché ci divertiamo, vero Mo? Perché sono ricordi per noi, quindi proprio la mania di fare foto e video è perché ci divertiamo un mondo. Infatti il nostro canale non lo segue quasi nessuno, non ce ne frega proprio niente. Poi affrontiamo anche tante altre tematiche che non hanno nulla a che fare con queste cose un po' così frivole.
Però è anche giusto, insomma, soprattutto quando si fanno cose del genere, dire le cose belle e le cose brutte per qualcuno che magari vuole fare la nostra stessa esperienza, o magari sa che venendo qui quello che trova di bello e quello che non trova di bello, ecco, tutto qua. Quindi questo bar, insomma, ni. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata. Música, música.